Tra i capitelli romani, protetta dalla santità della sua basilica, vive una città di santi, eroi, imperatori, in cui si respira il profumo dell'eternità. Aquileia. Aquileia ha dimostrato nel corso dei millenni una singolare capacità di rinascere. Aquileia ha svolto un ruolo molto particolare, molto incisivo nella formazione, nella definizione di questa parte d'Europa. Bagnata dall'Adriatico e dall'antico fiume Natissa, la storia romana si legge negli scavi che hanno riportato alla luce tanti edifici, come il Foro e il Porto Fluviale. Le sue strade furono percorse da imperatori come Ottaviano e Marco Aurelio. La presenza degli imperatori è una presenza che fu continua e sanciva in qualche maniera l'importanza militare, strategica, culturale di Aquileia in determinati periodi della sua storia. Dagli scavi di Aquileia sono emerse circa una cinquantina di domus romane. Quasi nessuna scavata per intero. Aquileia ci ha restituito circa 800 pavimenti che ci consentono di ricostruire la storia del mosaico romano. Sulle tessere degli straordinari mosaici riemersi dalla terra si legge la nascita del primo cristianesimo. La basilica è una delle più importanti testimonianze dell'architettura cristiana. Quello di Aquileia è il più rilevante, più grande e meglio conservato un nucleo episcopale che a noi è giunto. La basilica che noi vediamo adesso è un palinsesto delle sue varie fasi di evoluzione storica. L'arte fa parte della quotidianità di Aquileia, regala costantemente nuove scoperte agli archeologi ed ispira i narratori dell'immagine, come il fotografo Elio Ciolla. Aquileia l'ho conosciuta fin da giovane, quando ho cominciato a specializzarmi nella documentazione delle opere d'arte. Mai tentare di fare un'opera d'arte sull'altra opera d'arte. Aquileia, patrimonio protetto dall'UNESCO, su una terra di confine, il Friuli, conteso da popoli ed eserciti, nel Novecento è divenuta simbolo di dolore e rinascita. Allo scoppio della Grande Guerra, Aquileia è un centro direzionale per l'esercito italiano e ospita anche nel suo piccolo cimitero, vicino alla Basilica, le salme dei primi morti, dei primi caduti italiani che vengono riportati indietro dal fronte. I 2200 anni di storia di Aquileia sono ora narrati in un documentario, Le tre vite di Aquileia, viaggio al crocevia della storia.